Uno dei sentimenti, desideri più forti della popolazione di Kfar Aza, popolazione ebraica di Kfar Aza, che è uno dei kibbutz che sono stati investiti, massacrati dalla furia di Hamas lo scorso 7 ottobre qui in Israele. E noi siamo venuti tra i componenti della comunità sopravvissuti a Shfa'im, che è un kibbutz che li ha ospitati qui vicino a Tel Aviv. Qui hanno una specie di albergo che prima funzionava in modo per la comunità e adesso ospita la gente. Sono praticamente tutti qua, c'erano circa 800 membri, quelli, diciamo, il gruppo centrale sono circa 500, sono quasi tutti qua. L'idea fondamentale è: noi non vogliamo andare via, noi non vogliamo distruggere il kibbutz, la nostra comunità è più importante del luogo fisico dove eravamo. La cosa da rimarcare è che loro hanno avuto circa 52 morti, una trentina sono o spariti, nel senso sono stati rapiti, o sono morti e non li hanno ancora trovati. Non possono tornare. Qualcuno dice non torneremo mai più, ci siamo spaventati troppo, però la cosa altri invece dicono dobbiamo tornare perché la sicurezza del paese, del kibbutz dipende dal nostro. Se noi non saremo sicuri nel nostro kibbutz a Kfar Aza, non sarà sicuro neanche Tel Aviv. E però c'è questo fenomeno di cui senz'altro il governo a Gerusalemme dovrà tenerne conto, e cioè un grandissimo sentimento di bisogno di estirpare, come dicono loro, di espellere i palestinesi di Gaza, di fare di tutto perché Hamas non possa più colpire. Siamo veramente a un dilemma per Netanyahu, che da una parte deve pensare a che operazione militare fare, però si rende anche conto che non si possono uccidere o espellere 2,5 milioni di palestinesi, specialmente con l'Egitto che non è assolutamente pronto a cooperare. E qui, però qui si sente proprio, tra l'altro questo era un kibbutz della sinistra, tanti qui erano di Shalom Achshav, di Pace Adesso, gente che aveva manifestato contro la guerra in Libano, gente che voleva il dialogo, che sosteneva il processo di pace. Io non ho trovato una voce di dialogo, ho trovato una voce di guerra, di bisogno di, come dicono loro, ripulire Gaza dai nostri nemici. Ecco, questa è la lista delle cerimonie funebri, dei funerali dei membri del kibbutz. Ora per ora, guardate quanti sono. Loro hanno avuto 52 morti e hanno una trentina tra persone che non trovano, che pensano che siano rapite o comunque che siano ancora nei campi, ancora non hanno trovato i corpi. Ne hanno trovati alcuni, uno o due nelle ultime ore, tra cui una mamma e una figlia che erano bruciate, non lo sapevano, nella parte alta, nella soffitta della loro abitazione.